Anche quest'anno, come ogni anno, la cittadina di San Marzano di San Giuseppe vive le sue tradizioni legate alla festa del Santo Patrono. San Marzano, in provincia di Taranto, è storicamente legata a San Giuseppe ed esprime questa devozione così intensa dal 1866. Il 17 marzo di quell'anno un violento nubifragio colpì il paese, provocando grande devastazione, sradicando le colture. Gli abitanti attribuirono questa disgrazia ad una punizione inflitta loro dal santo, poiché poco devoti a lui. Si fecero così coraggio e reperirono quanta più legna e fascine potessero trovare e dettero vita in segno di fede a un grande falò. Gli abitanti dei paesi limitrofi accorsero pensando che la cittadina stesse andando in fiamme. Gli indigeni allora li accolsero e offrirono loro da mangiare, poiché in realtà si trattava di un momento di festa. Da allora ogni anno, in occasione della festa, viene offerto da mangiare per strada a chiunque sia presente e voglia festosamente banchettare. San Marzano di San Giuseppe è il più grande comune italiano di tradizione e lingua arbrescia, quella della popolazione albanese. Il paese fu costruito per l'appunto da esuli albanesi in fuga dalle loro terre a causa dell'invasione turca nei Balcani. Stanziatisi in Puglia, formarono nuovi villaggi secondo le loro esigenze, ricreando così la loro terra abbandonata. In questo modo riuscirono ad imprimere un segno indelebile, visibile oggi attraverso il gruppo culturale di Sfilata Brescia che ripropone i costumi tipici. Prima di tutto questo, però, c'è il grande falò il giorno della vigilia. La particolarità di questo rito prevede che il fuoco sia alimentato da fascine trasportate dai carri dei paesani, che giungono sul luogo dopo una sfilata nel paese di circa 3 km. Bravo! Cosimo Di Maglie, del gruppo San Marzano Turistica, ci spiega il perché di questa usanza. Il posto in cui siamo è praticamente la piazza del comune, con adiacente il Palazzo Marchesale, che risale al 1530, fondato da Demetrio Capuzzimati. Demetrio Capuzzimati è uno stradiota arbrescia. Nei sotterranei del Palazzo Marchesale ci sono scavate le stalle. Il Capuzzimati ci teneva tanto ai suoi cavalli. Cavalli che ha riportato dall'Albania, dall'Illiria. La tradizione vuole che i cavalli a San Marzano sono rimasti e vengono usati tuttora per trainare la legna e i fascini del giorno della processione della vigilia del Santo Patrono, il 18 di marzo di ogni anno.
Le strade del paese sono gremite di gente, abitanti del comune ionico, forestieri, finanche migranti che tutti gli anni tornano puntualmente per partecipare alla festa popolare con un unico grande desiderio: respirare l'aria di casa. Io vivo nelle Marche, sono di San Marzano e vengo apposta per la festa, spirito della fede. Bello, una cosa proprio, una cosa non è, non si può definire. Sono stato 12 anni priore, molto tranquillo, bene, è l'unica festa che si riusciva a fare, ecco, è bella propria. Per noi come confraternita, sì, seguiamo tutte le feste, non è che seguiamo tutte le feste. Per noi tutte le feste sono tradizioni, San Cosimo, la mattona del Rosario, tutte le feste. Rispetto al passato, è cambiato qualcosa? No, vanno sempre a migliorare. I giovani come li vede nei riguardi della tradizione e della fede? Ma i giovani, molti si sta avvicinando qualcuno, ma se no è stato un periodo che non si facevano vedere più. Lo spirito di fratellanza del confratello è il vero amore cristiano, secondo me. È qualcosa di semplice e di puro. È un amore verso gli altri, è un amore predicato da Gesù. E poi nella festa di San Giuseppe noi ci vestiamo per onorare, festeggiare il Santo Patrono per questa giornata. Tutti quanti sono presenti, è un momento bellissimo e non ci resta che gioire in questo modo. Questa tradizione, diciamo, da molti secoli che noi portiamo avanti, diciamo da quasi da due secoli, e questa nostra patrona San Giuseppe è caratterizzata da molti eventi. E praticamente noi prima si facevano le matre, che erano come oggi ancora si fanno, ma prima erano molto matre ai bisognosi. I bisognosi venivano dai paesi limitrofi, dalla gente che veramente aveva bisogno di sfamarsi. Allora venivano con i sacchi, con le pentole antiche, con le cose, in modo da prendere questo bene che c'era preparato per i poveri, e li portavano alle loro famiglie a sfamare i bambini, a sfamare anche, diciamo, i vari gruppi familiari, perché prima c'era molta carestia di bene, diciamo, nelle famiglie. Un augurio fervido ai nostri compaesani è di avere tanta felicità e gioia nelle famiglie, come San Giuseppe l'ha avuto nella sua famiglia, a portare il bambino Gesù e crescere nella sua fanciullezza. Fede, cultura, storia, spiritualità. Questi quattro elementi che rendono eterna la festa di San Giuseppe qui a San Marzano.